Igor973 Fly mi scrive: oltre al suo tipo di fototrappola ricaricabile esternamente con batteria, ne esistono anche altri tipi, magari meno costosi? Allora, Igor, tu hai visto il video in cui io collego una batteria al piombo da 6 volt tramite un cavetto alla fototrappola. Quel collegamento, quella batteria da 6 volt, non serve a ricaricare la fototrappola, né tantomeno a ricaricare le batterie della fototrappola, ma serve proprio ad alimentare la fototrappola. Quindi quella batteria a 6 volt si sostituisce alle batterie interne della fototrappola, perché è molto più performante e dura molto di più nel tempo. Con una batteria a 6 volt che tu utilizzi magari in un bosco, puoi stare tranquillo anche per 5-6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, dipende dai filmati che fai, però sicuramente per tantissimo tempo. Quindi in nessun caso quella batteria andrà a ricaricare le batterie della fototrappola. Per fare quel video io ho scelto una fototrappola a caso fra quelle che avevo, altre ne avevo piazzate nel bosco, quindi ne ho presa una. Ma perché? Perché tutte le fototrappole comunque sono dotate dell'ingresso per alimentazione esterna. Anche questa, per esempio, vedi, ha l'ingresso per alimentazione esterna. Quindi su tutte le fototrappole tu puoi andare a collegare una batteria al piombo da 6 volt oppure anche un pannellino solare, perché no? Ho fatto anche un altro video in cui ti faccio vedere che ci puoi mettere anche un pannellino solare, magari vattelo a vedere, è più semplice, costa un po' di più, però la cosa è più semplice, forse anche più pratica. L'unica cosa a cui devi stare, devi fare attenzione, quindi devi stare attento, è che non tutte le fototrappole hanno lo stesso voltaggio, quindi hanno la stessa alimentazione. Ci sono fototrappole che vanno a 6 volt, mentre ci sono fototrappole che vanno a 12 volt. Questo lo trovi anche scritto qui sotto, vicino all'ingresso dell'alimentazione esterna. Vedi, per esempio, su questa fototrappola, magari non lo vedi, però c'è scritto 6 volt. Su altre fototrappole ci sarà scritto 12 volt. Allora, in quel caso dovrai comprare una batteria al piombo da 6 volt per questa e una batteria al piombo da 12 volt per quell'altra tipologia di fototrappola. Il cavetto però rimane sempre lo stesso. Comunque, spero di essere stato chiaro, la batteria al piombo da 6 volt che vai a collegare alla fototrappola serve proprio ad alimentare la fototrappola. Tu puoi anche non mettere per niente le batterie, che la fototrappola funzionerà lo stesso. Se metti le batterie è solo per avere una scorta, diciamo un'alimentazione in più, e non certo per tenerle cariche, capito? Ok, spero di averti risposto. Ciao!